Allora, io volevo un attimo, magari, chiedere delle conclusioni su questo e riprendere questi punti. Cioè, io sono all'università e non c'è uno studente che voglia fare l'introduzione di volontariato. Che sia di destra o di sinistra non fa nessuna differenza. Maschio o femmina non importa, perché? Perché uno dice io faccio il medico per la vita, non per la morte. E quindi c'ha ragione Bresciani quando dice io non posso spingermi col mitra. Il problema dove nasce allora? Io sono convinto, abbiamo fatto una fotografia di quella che è la situazione. È stato un diritto che è stato ottenuto con una lotta. Nessuno si è messo in testa dei radicali che negli anni 70 hanno proposto e hanno mobilitato le donne su questo tema di sostituirsi, di ci pensiamo noi a fare. La Bonino li faceva, ma soltanto come autodenuncia, perché si voleva portare avanti qualche cosa. Allora io non sono d'accordo che la lettura della 194 la si lasci fare alla Binetti, a Casini e a Giuliano Ferrara. Il problema è che è vero che basta leggerla come si vuole, poi dopo si possono vedere diverse cose, ma manca la lettura fatta da noi di queste cose e c'è stato un regredire sul piano culturale pesantissimo. È un po' come se noi accettassimo la lettura in fabbrica del dire guardate, o il lavoro o la nocività, scegliete voi, o morite di fame o morite di cancro. Questo è sempre stato fatto. La medicina democratica non è abituata a pensare che lo stato dei fatti sia da gestire per quello che è. Guarda un po' avanti. Cioè il problema, ad esempio, della nocività ambientale è stato affrontato in tutti i modi. Prima con le lotte in fabbrica, poi anche con la magistratura, dove si sono aperti sul piano culturale, prima che da tutti gli altri punti di vista, delle brecce in cui dei principi che non erano accettati, che non andavano d'accordo con il profitto, hanno potuto esprimersi. Sono vittorie che però possono essere assolutamente rimangiate rapidamente, vanno sostenute. E il primo elemento per sostenerle è la coscienza, è veramente la consapevolezza. Quindi a me va benissimo tutti i discorsi che partono dall'idea di sopperire alle mancanze di quello che c'è. Però non accetto, a mio avviso, né credo che lo possa accettare un'organizzazione come Medicina Democratica, l'idea che vabbè, insomma, è andata così, limitiamo i danni. No, qua non si tratta di limitare i danni, qua si tratta di partire all'offensiva su determinate cose. E allora, il discorso della 194 è vero che lo si può leggere come dicono i vari Casini, Giuliano Ferrara e così via, perché la legge 194, norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, fa subito appello alla tutela della maternità, su cui loro dicono, caspita, dobbiamo sostenere la madre che è in crisi. Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, tutela la vita umana dal suo inizio, ed è questo il punto chiave su cui loro dicono, benissimo, se deve tutelare la vita dal suo inizio, questa è una legge contraddittoria. In realtà è una banale lettura che loro fanno e che abbiamo una coda di paglia enorme, perché noi non siamo stati e non siamo capaci di controbattere sul piano culturale su queste che sono delle falsificazioni a tutti i livelli. E io credo che la prima cosa da fare come movimento è sì quella di avere il monitoraggio della situazione, muoversi con il comune piuttosto che con la regione a livello locale sui servizi e sul monitoraggio di quello che funziona e non funziona e come potrebbe funzionare meglio. Ma questo è soltanto una parte. Se noi non interveniamo sul piano culturale, quello che succede è che i medici saranno sempre più obiettori, perché è molto comodo obiettare ed è molto giusto anche che uno dica ma io voglio far nascere una vita, non la voglio far morire. Perché? Ma perché gli si fa completamente non vedere che cosa c'è dietro all'interruzione di gravidanza, ovvero la donna. E allora dobbiamo farle le leggi,
e dobbiamo fare. Allora la 194 è una cosa da difendere, a mio avviso, è da riconoscere nei suoi limiti, da riconoscere anche nei suoi cavalli di Troia, ma sono cavalli di Troia che usano strumentalmente, perché non è un caso che hanno cercato in tutti i modi di abbatterla. Quando non ci sono riusciti, adesso cercano di manipolarla, ma per manipolarla hanno bisogno di far passare un piano culturale che è assolutamente contraddittorio e falsificabile, e cioè è questo il punto su cui io credo dobbiamo battere, assieme a quello di andare a fare l'indagine, a sopperire dove è possibile, a fare la denuncia sui problemi. Quindi la prima cosa che uno ha presente, dice benissimo, una legge è una costruzione storica e sociale che è redatta per far valere dei diritti, generalmente dei più deboli, e comporre dei conflitti fra portatori di interessi diversi, punto. Una legge non è una norma morale, una legge non è fondata sull'etica, una legge è un qualche cosa che serve a garantire la convivenza civile. Questa è una lezione che ci ha dato all'università Valerio Onida, costituzionalista, che ci ha detto: guardate, voi pensate che le leggi debbano il vero, no, le leggi sono chiamate semplicemente a rendere possibile la convivenza fra le persone. È frutto del clima socioculturale e politico di un'epoca e dei rapporti diversi di forza fra i diversi portatori di interesse. Allora è chiaro che nel 78 c'erano certi rapporti e oggi probabilmente sono cambiati, ma aver chiaro questo vuol dire rendersene conto. E se il contesto cambia, può darsi che la legge debba anche cambiare, ma va benissimo, però bisogna averne una coscienza. Allora il primo punto è che l'interruzione volontaria di gravidanza non è un omicidio, e questo va chiarito perché non esiste da nessuna parte. Allora l'omicidio è un'uccisione intenzionale di una persona, è un delitto penale, ma il codice fa differenza fra embrione e persona umana, e questo dovrebbe essere ribadito, insegnato agli studenti, e io mi sforzo di farlo, perché questo è l'unico punto sul quale si può mettere in crisi qualcuno che crede davvero che il problema è salvare una vita inerme, una persona indifesa, l'embrione, ma non importa che sia un embrione, è in potenza, è già un uomo, che tutti ha contro l'ostetrico, ha contro anche la sua mamma, guarda un po', e questo allora si erge paladino del iperdebole. Beh, questo è da smontare, come è una mistificazione enorme. Quindi allora bisogna dichiarare chiaramente, qua ci sono le querele, che è disonesto, offensivo e diffamatorio, non soltanto qualificare come omicidio l'interruzione volontaria di gravidanza, che non è un atto di aggressione a terzi, ma è la conseguenza del legittimo, perché sancito dalla legge, giudizio della donna circa l'impossibilità di assumersi le responsabilità della maternità. Punto. Solo questo. Quindi non è una norma che deve essere perseguita, è un po' come la famosa difesa del fascismo, no? Cioè apologia del fascismo, che ormai nessuno si ricorda più che c'è una legge dello Stato che dice che è un reato. Qui si lascia andare un po' le cose fino appunto alle questioni delle curve. Beh, io credo che sia un problema culturale prima di tutto. Se ci hanno convinto che l'unica cosa, una volta ho sentito Giuliano Amato dire, ma i cattolici hanno una marcia in più, non è magari di sinistra, ma questo era, ed è il clima che è passato, hanno una marcia in più, quindi loro hanno la verità in tasca, noi poverini là, non è così. Ogni tentativo di dissuasione da parte di terzi costituisce un'indebita interferenza e una lesione della dignità personale. Bisogna richiamarsi ai diritti costituzionali e non pensare che siamo in serie B, che stiamo difendendo qualche cosa di indifendibile di cui vergognarsi, questo è il punto. Sul piano etico, e viene fatto tutta la disquisizione, 14esimo giorno, 13esimo, no, ma che cosa c'entra? L'essenza dell'uomo non è il suo patrimonio genetico. Lo sappiamo benissimo che il genoma è soltanto una parte, non è tutto. Quindi è inutile dire no, però quando allo stadio di dopo 14 giorni, dopo 7 giorni, dopo 21 giorni c'è già costituito, lì non può più essere il gemello. No, queste sono palle fandonie che vengono raccontate, ma che dominano il dibattito e dominano le menti degli studenti che vengono indottrinati su questo. Invece bisogna proporre esattamente quello che è un dato di fatto. La vita embrionale ha sì un valore morale, perché nessuno discute sul fatto che l'embrione è vita, è anche un valore morale, assolutamente, ma è un valore morale crescente con lo sviluppo, che non raggiungerà mai e non può raggiungerlo quello della vita della persona dopo la nascita, e su questo ci deve essere assoluta chiarezza.
L'embrione non è vita indipendente, la nascita è la cesura decisiva, è un cambiamento fondamentale dei mondi. Questo è quello che pensa un filosofo, Sanner, del 95, così come l'embrione non è quello che potrebbe diventare. Quindi non facciamo le confusioni. Io ho letto recentemente di una bioeticista della Cattolica e faceva tutte queste slittate. Sì, l'embrione è così, ma noi distinguiamo l'embrione di topo dall'embrione di umano, quindi l'embrione umano è già uomo e quindi, no, queste sono cose assurde, di una debolezza estrema sul piano filosofico, etico, e si è avuto paura di confrontarsi su questo. Invece su questo ci si deve confrontare, perché se si vuole far passare il principio che esistono dei diritti delle persone e non diritti degli embrioni, bisogna che noi su questo ci sia molta chiarezza. Un feto non è una cosa, né un tessuto, ma non è nemmeno assimilabile ad un essere umano. Questo l'ha detto un teologo, per dire. Allora c'è il discorso l'embrione ha diritto alla vita. Questo è falso. La dottrina riconosce diritti fondamentali soltanto agli esseri umani già nati. La potenzialità di quell'essere di diventare persona, pur rendendolo meritevole di particolare protezione, non ne fa una persona alla quale soltanto è doveroso riconoscere il diritto alla vita. Quindi, chi dice l'embrione è già tutti gli slittamenti e dice ha diritto alla vita, questo è un assurdo. L'embrione è capace di ereditare, quindi è persona. Un altro argomento, anche questo falso, ma falso teoricamente. La personalità comincia con la nascita del bambino vivente. Il nascituro concepito prima della morte del testatore, verso il capitolo del codice, viene in considerazione come erede solo al momento della sua nascita. L'infante succede fin dal momento del concepimento solo, a condizione che nasca vivo. L'elemento fondamentale è la nascita di un bambino vivo, se no non è. E dall'altra parte i diritti fondamentali della donna. L'interdizione all'aborto è una costrizione alla maternità, una violazione di diritti e una lesione della libertà. Non a caso ci sono i ricorsi alle corti europee e ci sono le cose che l'Europa apre, i processi che apre nei confronti dell'Italia. Sono i diritti alla vita, alla salute e all'integrità fisica di una persona che è la donna. Sono il diritto alla maternità scelta liberamente e la legge lo stabilisce. Sono il diritto di autodeterminazione, ovvero di decidere in autonomia quello che vuol fare. E sono la libertà di coscienza e autonomia morale. Quindi il diritto di interrompere la gravidanza è parte del nucleo inviolabile delle libertà personali tutelate dalla Costituzione. Ora, queste cose qua sembra scontato, no? Il problema è che non vengono ribadite, non vengono approfondite, non ci si scontra su questo, si subisce la dominazione e l'egemonia culturale di una parte che tra l'altro è anche in colpa. Un teologo cattolico, una confederazione elvetica, che ha sostenuto in un workshop importante. Una donna con una gravidanza indesiderata si ritrova con un conflitto di coscienza e la sua dignità esige che non sia trattata come oggetto alla mercé di terze persone, bensì che la sua autonomia di persona sia riconosciuta e rispettata. E questo è il comandamento dell'etica sociale cristiana, fa riferimento lui. Dice, questo è quello che una buona etica cristiana impone. È necessario non perdere di vista la simbiosi tra donna incinta e bambino in divenire, considerando che il diventare persona è un percorso, non è uno stato. Chi difende la tesi che l'embrione è persona dall'inizio, assieme all'aborto e all'omicidio, è un terribile banalizzatore, come minimo, un eufemismo, usato da un teologo cattolico. Per chi volesse approfondire, allora c'è questo studente che ha fatto, qualche anno fa, al Dipartimento di Filosofia, una tesi di 705 pagine, con 360 voci bibliografiche, che riguarda l'ontologia e l'etica dell'embrione umano. E lui ha detto, ho fatto un'analisi dall'interno, prendendo i testi della Chiesa, di tutte le cose, e la sua conclusione è, uno, l'embrione non è una persona, sulla base di quello che sostengono i dottori della Chiesa, non sulla base di quello che sostiene Carlo Marx. Il divieto di sopprimerlo, basato sulle sue potenzialità, può essere un divieto morale, non giuridico, la stessa cosa che diciamo sul divorzio. Chi è che obbliga un cattolico a divorziare? Il suo dovere morale, il matrimonio è un sacramento, lui deve assolutamente dichiararlo indissolubile, finita lì. Ma a shiftare il resto. Quindi il problema è la distinzione fra etica e legge. Le posizioni della Chiesa, conclude questo ragazzo, sono fondate solo su preoccupazioni pastorali, noi le chiameremo politiche, ci ha insegnato lui,
e non teoretiche, non hanno nessuna base filosofica, teologica, teorica. E veniamo all'obiezione, quindi obiezione di coscienza o di convenienza. La prima è un'obiezione che fa riferimento a valori che formano la coscienza liberamente espressa dell'individuo, è assolutamente importante che possa esprimersi. La seconda però fa riferimento a condizioni che, inducendo a scelte di opportunità, impediscono la libertà dell'individuo, sono esattamente il contrario di quello che si vorrebbe fare. È possibile distinguerle? Allora sono d'accordo con l'intervento di prima. Si distinguono statisticamente, una distribuzione così eterogenea non può essere, è come dire, il quoziente di intelligenza, quando qualcuno ci crede dice il buon Dio non l'ha distribuito così, anche il buon senso non è distribuito così, e neanche la coscienza è stata distribuita così, qualcos'altro ha concorso a distribuirla così. Allora c'è il signor professor Francesco D'Agostino, che è un giurista cattolico, che porta subito la difesa, dice, l'attacco all'obiezione di coscienza cerca di porre gli obiettori in una situazione di emarginazione sociale, gli obiettori, dicendo ai giovani che vogliono studiare medicina, se siete obiettori non potete fare il ginecologo. Questo attacco è subdolo, perché sembra salvare l'obiezione di coscienza, ma pone tali handicap a coloro che vorrebbero dichiararsi obiettori da indurle a cambiare strada. Ora io direi al signor D'Agostino, ad esempio, che esiste una norma precisa del diritto canonico che stabilisce che il celibato di prete. Benissimo, noi saremo d'accordo di discutere quando lui farà passare a livello delle mura vaticane il diritto all'obiezione di coscienza nel caso del celibato dei preti, per dirla in questi termini. Cioè, quindi il problema non è quello di subire un'imposizione, ma quello di contrattaccare e di trovare gli elementi. Un test per la coscienza, allora è possibile discriminare con un test diagnostico chi è un obiettore vero da chi è un obiettore falso? Beh, nel caso della leva militare obbligatoria, la pretesa che un test del genere esistesse è stata fatta e di fatto affermata e fatto e si è criminalizzato. Anche quando si è introdotta la legge, chi faceva l'obiezione faceva 10 mesi, 8 mesi in più di servizio rispetto al servizio normale. Prima andava in galera e così via, quindi, e poi dopo chi obiettava non poteva chiedere dopo 5 anni o 10 anni un porto d'armi, non poteva neanche entrare nella polizia e altre cose di questo genere, era penalizzatissimo in tutta una serie di questioni. Se si concorda che però non esiste come ragionevole, si tratta però di eliminare l'obiezione di convenienza, eliminando la convenienza ad obiettare, quindi bisogna eliminare, questo è il punto su cui dobbiamo attaccare, anche riconoscendo che il suo esercizio, traducendosi in un vantaggio per chi la applica e in danno per chi la subisce, per equità dovrebbe comportare un congruo opposto. Quindi noi dovremmo semplicemente dire che qui siamo in un sistema in cui facciamo di mercato, c'è una donna e c'è il ginecologo. A questo punto, se uno ci guadagna su qualche cosa, l'altro non può perderci. Quindi, anche soltanto sulla base di considerazioni di questo genere, uno può dire, ma se è giusto che sia gratuita l'obiezione di coscienza, l'obiezione di convenienza deve essere gratuita? No, non può essere, è troppo comodo. Mio padre diceva, così fa latte anche il toro. Cioè, perché l'obiettore che provoca un danno alla donna non dovrebbe poter essere portato in giudizio e richiesto di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che ciò che ha esercitato era solo legittima e gratuita obiezione di coscienza, non applicazione di un dettato di scrittura, esercizio di potere di rifiuto di un'assistenza dovuta solo per lucrare una propria personale convenienza. Ecco, io credo che tutto questo sia anche risultato del passaggio della relazione della medicina centrata sul paziente, che in questi 36 anni ha cambiato le cose. Quindi a questo punto una ridefinizione delle procedure e dei tempi delle VG va nel rispetto della autodeterminazione. Oggi è diventata molto importante il principio di autodeterminazione del paziente, il consenso informato. Quindi l'autodeterminazione del paziente, il suo diritto all'autodeterminazione che vale per tutto e per la minimizzazione del disagio, è questo nuovo modello di relazione è incompatibile con la perdita di sovranità della donna sulla propria vita che la tutela assoluta del diritto all'obiezione le impone. In questo caso lei è costretta a delegare qualche cosa. Questo è in contrasto col principio di autodeterminazione. È inaccettabile che la donna titolare di diritti
fissati dalla legge, non li veda adeguatamente garantiti proprio nella struttura finanziata e mantenuta dallo Stato. Ecco, io credo che bisogna un attimo chiarire, per questo può essere utile il dibattito, può essere utile la manifestazione pubblica, perché insieme a momenti in cui noi cerchiamo di rimediare ai problemi, però dobbiamo anche guardare avanti, perché altrimenti ci troveremo a considerare che questo che abbiamo fatto non è servito a nulla, è stato un momento di libertà, ma adesso qualcuno ha fischiato la fine della ricreazione e quindi non serve più. Esattamente quello che è l'attacco al sistema sanitario nazionale, vale anche per la centro. Thank you.